Siamo con Alessandro D'Alessio, il decimo vincitore della Campari Bartender Competition. Questa linea rossa che ti lega a Campari, raccontaci com'è andata. Linea rossa è stata l'idea di questa mattina, dopo il tema di ieri che era basato un po' sul piatto, sul food pairing. Dovevo abbinare un qualcosa di un po' complesso, un piatto complesso, un piatto grasso a base di carne con un contorno di funghi, di crema di castagne, di verdure bollite. Era un piatto abbastanza complesso, quindi ho pensato a un drink che colpisse i giudici per la semplicità, quindi ho trovato la parte complessa del semplice, un drink acido, un Negroni sour strutturalmente, accompagnato dal rum e dalla pure fresca. Quanto ha contato quella bella shakerata che hai fatto? La tenuta del bar e non solo la shakerata è molto importante in occasioni come queste, quindi diciamo che il mio focus principale è stato soprattutto su quello e sullo storytelling. E poi a me piace tanto parlare, penso che si sia visto, e il resto è stato abbraccio, no? I tuoi amici della Ricca Sticky Room ti hanno emozionato? Abbastanza, è una sorpresa che non mi aspettavo, l'hanno preparata anche se non sapevano, e poi per fortuna abbiamo gioito insieme, quindi grazie a tutti loro, è stata una sorpresa magnifica e sono non contento di più. Grande, complimenti. Linea rossa, grazie.